Benvenuto a un'altra grande puntata del talk show scienzemotorie.com. E bisogna andare un po' indietro negli anni per parlare dei miei inizi per quanto riguarda questa passione forte rivolta alle attività motorie in generale. È un percorso un po' strano perché non era previsto che io facessi le scienze motorie. Se la comunicazione è così importante, quanti esami di comunicazione si danno a scienze motorie? Aprire la testa su differenti tematiche, pormi tantissime domande, perché il bello di fare ricerca scientifica è che in realtà i dubbi aumentano, non si colmano. Essere un motivatore vuol dire principalmente essere un esempio, cioè io credo in quello che faccio, io credo in quello che dico perché lo faccio io. Io non so, la vita bisogna sapersela accarezzare, coccolarla, bisogna amarsi prima di amare gli altri. Benvenuti in un'altra grande puntata del talk show scienzemotorie.com, oggi in compagnia di un grandissimo ospite. Ciao Fabrizio. Ciao, buongiorno a tutti. Fabrizio Bartoli è un atleta nazionale di triathlon, l'autore del libro Vegan Man, del quale oggi potremo parlare approfonditamente, e il conduttore della tenuta Poder Arduino, dove si produce un ottimo olio d'oliva extravergine. E anche su questo biologico. Allora, in questo spazio conosciamo grandi ospiti che si occupano di scienze motorie, sport, di salute in generale, nel tuo caso ci sarà molto da approfondire, e destrutturiamo l'aspetto psicologico che ci hai dato a tutte le imprese che hai fatto, e sono moltissime. La domanda dalla quale partiamo generalmente, visto che i nostri ospiti molto spesso provengono dall'ambito delle scienze motorie, e tu ugualmente, perché sei anche in itinere con il percorso di studi, come è iniziato il percorso in ambito di scienze motorie? Vorrei fare un passo indietro, ovvero come è iniziata tutta la tua passione per quello che fai, per lo sport, per la salute? La passione per lo sport è, diciamo che è nata quasi con me. Vengo da una famiglia dove lo sport è qualcosa, un valore che sicuramente ricopre un pilastro nella vita. E quindi io sono sempre stato appassionatissimo di sport e ho sempre fatto sport fin da piccolissimo, fino all'età di 3 anni, 4 anni, ero già nei campi da tennis che giocavo con una racchetta in mano. E ho fatto tennis fino a 14-15 anni con buoni risultati, poi un incidente motorino mi ha spaccato di netto le ginocchia e da lì, con un trasferimento poi al nord, ho cominciato a fare alpinismo, sci di fondo. E quindi c'è questa seconda parte della mia vita sportiva su al nord, spedizioni, poi dopo che si sono concretizzate con gare di sci alpinismo e sci di fondo, da un punto di vista agonistico. E poi c'è quest'ultima parte della mia vita sportiva dedicata anima e corpo al triathlon, dove sto ottenendo buonissimi risultati, dove vedo miglioramenti anno dopo anno, e quindi mi dà grande prospettive, un bel modo di continuare questo percorso verso lo sport. Bene. E lì, come hai detto, stai ottenendo grandi risultati, hai avuto la possibilità di viaggiare, incontrare tanti atleti in tanti posti del mondo. È nato quasi per caso il triathlon per me. Cioè, è sempre stato uno sport che mi è piaciuto, che mi ha sempre colpito da un punto di vista dell'immaginario. E poi è nato quasi per caso, perché ero su al nord, come ripeto, a Trento, e dove facevo sci di fondo, sci alpinismo, mi piazzavo bene nelle gare a livello nazionale, e poi c'è stato un cambio nella mia vita che sono tornato giù a vivere in Toscana, e da lì è nato un primo approccio con il triathlon, una prima gara di duathlon fatta così, tanto per allenamento, visto che la corsa e la bici le ho sempre praticate anche per allenarmi per gli altri sport.
E quindi è nato quasi per caso, questa prima gara l'ho vinta subito, ho fatto una seconda gara di duathlon, ho vinto anche quella, e da lì è nato l'interesse e la passione, anche grazie a professionisti nel mondo del triathlon che mi hanno accompagnato in questa nuova avventura. E ora siamo a un buon livello e vediamo costantemente, soprattutto vediamo costantemente dei progressi, e quindi questo ci fa ben sperare per un buon futuro. Bene, allora, le cose che ti contraddistinguono sono molte come atleta. Ce n'è una in particolare che abbiamo preannunciato e che è contenuta nel libro che hai pubblicato da poco, e che è Vegan Man, in quanto tu sei vegano. E questo può sorprendere molti, perché un atleta così di endurance che ha un regime alimentare vegano è tra la scommessa e la scoperta. Quali sono i presupposti della tua alimentazione? Da dove è nata? Come si è sviluppato questo approccio alla vita? Allora, la prima cosa che mi contraddistingue tra gli atleti, ecco, i due baffi lunghi. La prima cosa di impatto è quella. No, a parte gli scherzi, sì, è questo connubio sport-mondo veg è qualcosa di abbastanza insolito, soprattutto a un livello professionistico, cioè uno sportivo di endurance che realmente è realmente vegano. Fino a qualche anno fa era qualcosa di impensabile, era qualcosa che non si poteva nemmeno sognare, di accostare un atleta di endurance al mondo vegano. Il libro nasce proprio per questa esigenza, per mettere un filo conduttore tra questi due mondi che sembravano così tanto distanti. Invece se fatto con un certo criterio, se fatto con una certa consapevolezza di quello che andiamo realmente a mangiare, non c'è nessun tipo di limite, non c'è nessun tipo di disturbo a livello fisico essere un atleta vegano di endurance. La cosa mi interessa e non poco, perché abbiamo la possibilità di sviscerare un argomento molto controverso. E innanzitutto, appunto, hai citato la parola consapevolezza, perché sì, dietro un'alimentazione di questo tipo c'è una consapevolezza. Certo. Qual è la tua consapevolezza e come è emersa, o perlomeno, quando hai iniziato ad essere vegan e come ti sei sviluppato? Allora, io divento vegano solo per questioni etiche, solo per pura etica. Il mio discorso non c'entra niente con il salutismo, non c'entra niente con queste diciamo sottocategorie del diventare vegano. Io divento vegano per pura etica, punto. Si è strutturato in me all'età di circa 14-15 anni, dove mi rendevo conto che volevo un gran bene ai miei animali domestici, al mio cane, ai miei gatti, e gli volevo questo gran bene, e mi chiedevo a quell'età, ma se voglio questo gran bene ai miei animali, perché e loro provano verso di me dei sentimenti che chiunque ha dei cani, dei gatti lo può testimoniare, provano dei sentimenti verso di noi grandissimi. E mi chiedevo perché questi sentimenti non li può provare una mucca, perché non li può provare un maiale, perché non li può provare una gallina. E quindi da lì è nato il mio percorso. Sono diventato vegetariano / vegano a 15 anni, ho fatto dei gran casini e poi 15 anni fa era quando andai a chiedere delle lucidazioni ai medici, mi dissero no, assolutamente, sei uno sportivo, non è possibile sostenere i carichi di lavoro essendo vegano. E quindi lì ho avuto, diciamo, una prima battuta d'arresto, sono ritornato onnivoro per qualche anno, 2-3 anni, e poi son tornato a essere vegetariano prima e poi da 3-4 anni di nuovo vegano. Di nuovo vegano con alla base una consapevolezza, di quello che vado a mangiare. Quindi l'unica cosa che richiede forse un pochino più di tempo, richiede forse un pochino più di attenzione in noi vegani sportivi, è quella di conoscere bene gli alimenti che andiamo a mangiare, e conoscere bene gli alimenti e le loro interazioni.
quando si conoscono bene gli alimenti, le loro interazioni e sappiamo cosa contengono, cosa non contengono, non c'è nessun tipo di limite, non c'è nessun tipo di problema a essere vegani anche allenandosi 6-7 ore al giorno in sport di endurance. E, dunque, tu vivi in un contesto di natura vera, ok? E quindi per te sono cose naturali, appunto, sì, no? Quelle sì. di capire il cibo, come si produce e via dicendo. E, hai detto all'inizio di questo percorso hai fatto dei grandi casini, sì. Nel senso che non eri così consapevole di ciò che andavi a ingerire. Esatto. Quindi quali sono state le problematiche che potrebbero evitare altre persone che decidono di fare una scelta del genere? È che si va a comprare qualcosa che nel nostro immaginario è un sostituto, tra virgolette, della carne, un sostituto del pesce, perché il problema principale mosso da tutti fin dall'inizio sono le proteine, dove un vegano le può andare a prendere in buone quantità. Quindi andare su quei prodotti industriali che sì, hanno un alto contenuto proteico, però alla fine ci infiammano più che altri prodotti molto più naturali, anche se hanno molto meno proteine, ci fa peggio che meglio. Quindi i classici seitan, i classici, cioè sono tutti alimenti che presi una volta ogni tanto non creano nessun tipo di disturbo, però andare a ingerire troppo quegli alimenti super raffinati che provengono dal mondo industriale è qualcosa che sicuramente non fa bene al nostro corpo. Quindi è proprio un approccio più naturale possibile, in natura c'è tutto quello che ci occorre. E fare un piccolo switch a livello mentale che non ci servono tutte queste proteine come si pensava fino a qualche anno fa. Ora stiamo parlando di studi che dicono che servono molte, molto meno proteine del 2 grammi che dicevano qualche anno fa a chilo. Naturalmente sono consapevole, venendo da un po' al mondo scientifico, sono laureato in geologia, sono laureando in scienze motorie, quindi qualcosina di scienza ne è passata tra le mie mani. Questi studi è qualcosa di in itinere, è qualcosa di non fisso, di non sicuramente reale, è un dato che va preso con le pinze, per quello che molte volte alle mie presentazioni dico che sì, forse la dieta vegana può andare bene per l'uomo, forse, perché comunque gli studi scientifici sulla dieta vegana sono di recentissima, sono molto recenti. Quindi facciamo attenzione anche noi vegani a far passare questo messaggio non come qualcosa che è sicuramente la verità, non qualcosa che è sicuramente oro colato, ma qualcosa che sicuramente a me mi fa star bene e ne sono l'esempio che si può andare benissimo anche essendo vegani. Però diciamo sempre che è qualcosa di in divenire, qualcosa che ci siamo approcciati a questi studi da poco tempo e quindi ci potrebbero essere dei cambiamenti, ci potrebbero essere delle nuove novità da un punto di vista scientifico. Ok, quindi nel tuo libro spieghi anche tanti concetti di questo tipo e hai menzionato sia gli esercizi per la parte di attività fisica che le ricette vere e proprie, sì, che immagino tu utilizzi per, sì, per alimentarsi. Esatto, quando l'editore mi ha chiesto di fare questo libro, la parte più difficile è stata proprio quella del ricettario, perché loro mi conoscevano per vie traverse e sapevano che avevo una passione sconfinata per la cucina, proprio per il cucinare. E quindi mi fanno, ma guarda, te le hai vero le tue ricette? Ho fatto, no, assolutamente no, io non scrivo mai niente di ricette. Ma come non scrivi mai niente? Fai sempre tutte queste? No, faccio, quando vado a casa, vado nell'orto, trovo certi ortaggi, li cucino, o apro il frigorifero, trovo certe cose, li cucino, e quindi è qualcosa
che mi viene spontaneo, non prendo degli appunti. Quindi il lavoro più grosso è stato proprio quello, giorno per giorno, di appuntarmi le ricette che facevo e le do. Infatti ogni 2 per 3 sentivo dire, ma le hai scritte le dosi? E la metà delle volte era un no, perché me lo dimenticavo e facevo occhio. Quindi il lavoro più grosso è stato effettivamente quello di mettere nero su bianco le ricette che facevo giorno per giorno. E prima del ricettario c'è invece una parte dedicata all'allenamento di 4 personaggi, diciamo, standard, che ricoprono un po' la fascia degli sportivi italiani, quindi dal personaggio leggermente in sovrappeso che si approccia per la prima volta allo sport, fino all'atleta di endurance e atleta di forza. E quindi gli propongo degli allenamenti, sono allenamenti 100% funzionali, con pochissimo carico, sfruttando al 99% il carico del nostro corpo, dove si può fare esercizi veramente completi, tonificanti, senza andare a aggravare il nostro sistema con pesi eccessivi. Ok. Hai detto tante altre cose molto interessanti, una delle quali tu hai fatto un percorso di geologia prima di approdare, sì, a scienze motorie. Sì, sì, sì. Come è nata quella parte lì della tua vita? No, quella parte della mia vita è nata... Avevo l'interesse per l'alpinismo, facevo spedizioni, andavo a giro per il mondo per quel punto di vista, quindi mi sono detto, magari non avevo ben le idee chiare, diciamo la verità. Quindi mi sono detto, magari geologia mi piace. Poi a metà geologia mi sono accorto che non era tanto la mia strada. L'ho finita e poi ho iniziato scienze motorie, dove mi dovrei laureare quest'anno, speriamo. Mi manca un benedetto esame anatomia, speriamo di darlo il prima possibile, perché... E non ci vai per il leggere quando parli di spedizioni, perché hai fatto anche spedizioni di un certo tipo, cioè non sei andato proprio qua nei dintorni. Sì. Quali sono state le cime che hai? Perché l'ho letto anche qua nella presentazione. Sì, sono stato un po' dappertutto, sono stato sul Kilimangiaro, sono stato nel... Qua vedo... E vabbè, Himalaya come ultima spedizione, poi prima nelle Ande, in Perù, in Argentina, in Norvegia a far cascate di ghiaccio, e poi come ultima spedizione che ho fatto è sul Choyo, che è un 8200 metri tra Tibet e Nepal. E lì non siamo arrivati in vetta, siamo arrivati a 7600-7700 metri perché c'erano delle condizioni atmosferiche proibitive, c'era troppo vento in quota e è stato... abbiamo fatto questa scelta perché non era possibile in quel momento, cioè, o meglio, era possibile ma c'erano troppi rischi da prendere se si voleva andare in cresta con quel vento lì. E quindi sì, sono andato un po' a giro. Cosa si prova a scalare delle vette così importanti, cioè durante il percorso? È un percorso che ogni alpinista lo sente dentro di sé, è qualcosa che non si può spiegare, perché verremo presi per matti, verremo presi per persone con dei problemi, poi dei problemetti ne abbiamo quasi tutti. però è un percorso più che altro introspettivo, un percorso verso qualcosa di... sì, verso una montagna, quindi verso la vetta di una montagna, ma più che vai in alto e più che ti guardi dentro te stesso con maggiore chiarezza e maggiore lucidità. E questa è la pura verità, almeno dal mio punto di vista, però confrontandomi con tanti altri alpinisti era abbastanza chiaro che fosse questo il focus delle nostre spedizioni. Ma c'è tutta una connessione sia sulla parte di alimentazione che la parte di attività fisica, di scoperta che... Certo. Diciamo, la curiosità, la curiosità è alla base di tutto e della mia vita, credo. C'è una curiosità di fondo pazzesca e quindi è un buon motore quello. Non è l'unico, ma è un buon motore.
Io sono certo che possa essere anche la scintilla per molte persone che ti ascoltano per iniziare il proprio percorso, certo. Perché dall'altra sponda altrimenti c'è soltanto un indottrinamento fatiscente che ti viene proiettato addosso dal marketing in generale e da chi ti vuole vendere qualcosa e basta. Certo. Quando c'è del valore, una profondità così veramente notevole, secondo me è importante ascoltare, capire, conoscere. Ma è quello che mi sento di dire ora con queste parole, è veramente, sembrano parole stupide, sembrano dei cliché, sembra qualcosa di... Però secondo me è realmente così, lo penso al 110%. Ascoltare veramente quello che noi siamo, e quello che noi vogliamo fare. E andare avanti su quella strada lì. Sono sempre stato il primo sostenitore che il talento non esiste, è una contraddizione, ma il talento da un punto di vista sportivo per me non esiste. È qualcosa che ci hanno indottrinato, anche lì esiste solo il talento. Sì, c'è il talento, Michael Phelps è un talento, ma senza il talento mentale, che secondo me è l'unico talento che ci fa fare grossi passi avanti, Michael Phelps non era nessuno. Michael Phelps, se non si allenava 9 ore al giorno più degli altri, era un talento naturale, ma poi non si esprimeva. Quindi veramente, se uno crede in qualcosa, se crede che quella sia la strada, veramente di impegnarsi fino allo strenuo, e qualcosa viene fuori, perché non... i talenti naturali come Phelps ce n'è uno ogni 100 anni, cioè lui ha trovato il modo di unire un talento incredibile da un punto di vista naturale con un talento mentale, una perseveranza incredibile, e quindi hanno fatto un connubio ideale dove l'hanno portato. E questo si parla di sport di prestazione, poi andiamo in sport di situazione, è un po' tutto un altro discorso. Effettivamente dei talenti naturali vanno avanti anche senza grandissimissimi impegni. Penso al calcio, penso a questi sport qui, ad altri sport dove serve veramente un quid pluris da un punto di vista naturale. Poi naturalmente anche nel calcio, che è lo sport in Italia più conosciuto, ma con niente contro il calcio, sarebbe l'ora che anche gli altri sport fossero un pochino più conosciuti e un pochino più, diciamo così, alla ribalta. Però nel calcio, per esempio, anche chi non è un talento naturale si va a mettere, basta che si strutturi da un punto di vista fisico, si va a mettere al centro di una difesa e può benissimo diventare un calciatore di Serie A senza nessun certo tipo di problema. Non sto qui a far nomi, ma ne conosco 2 o 3 che sono proprio questo esempio qui. Sull'argomento che hai toccato, sicuramente è importante che atleti come te diano voce a correnti diverse, proprio perché in Italia, al contrario di molti altri paesi che tu hai conosciuto, sia in Europa che all'estero, siamo abbastanza monotematici. E questo è dovuto da un sistema economico prima che sportivo. Invece in molti altri paesi tu insegni che esistono il triathlon, esistono tanti altri sport che raccolgono l'attenzione, l'interesse, l'entusiasmo delle persone e sono altamente motivanti. Qual è stata la tua esperienza in merito girando, non so, per l'Europa più che in altri continenti? Ma di esperienze ne ho fatte veramente tante. Di gare sono stato un po' ovunque, al nord Europa, Danimarca, Svezia, in Sud America, Costa Rica, in Argentina, in Malesia, nelle Filippine, quindi di esperienze ne ho fatte. E per ricollegarmi a quello che dicevi te,
ci fa un po' di tristezza, un po' di dispiacere quando andiamo a giro per il mondo e siamo veramente dei fanalini di coda, cioè anche da un punto di vista, da un punto di vista non di prestazioni, ma da un punto di vista di sostegno all'atleta. Vedi le nazioni più sviluppate da un punto di vista atletico, come gli Stati Uniti, l'Australia, Sudafrica, che va bene, hanno delle risorse maggiori, te l'aspetti, dici va bene, sono più sviluppati di noi da un punto di vista sportivo, di infrastrutture, eccetera, eccetera, investo molto più su quegli sport, anche minori, e te l'aspetti. Quando vedi invece anche altre nazioni, diciamo, più sottosviluppate di noi da un punto di vista economico, vedi Polonia, Repubblica Ceca, insomma, delle nazioni un po' più piccole rispetto a noi, e vedi che i loro atleti sono sostenuti molto più che gli atleti italiani. E magari sono atleti che raggiungono meno risultati di noi. E quindi lì c'è un po' di dispiacere. Lì ti rendi conto che veramente in Italia ruota tutto attorno al calcio e per gli altri sport rimane veramente poco. E noi facciamo estrema difficoltà ad unire questa passione che abbiamo a un livello professionistico, a esprimerci a livello completamente professionistico nel vero senso della parola. In Italia, per fortuna, ci sono le forze armate che permettono di fare i professionisti veri anche nel triathlon, agli atleti che fanno il triathlon olimpico, che è quella distanza che è alle Olimpiadi, e quindi le forze armate a quegli atleti lì di vertice li permette di fare sport da un punto di vista professionistico per poi ambire alle Olimpiadi. Però il triathlon ci sono, oltre alla distanza olimpia, c'è la distanza Ironman, la distanza mezzo Ironman, la distanza cross triathlon o Xterra, che è quella dove vado meglio io. E per questi altri atleti invece bisogna, diciamo, arrangiarsi. Ci sono delle società importanti che comunque ci sostengono, però bisogna trovare noi degli sponsor, bisogna un po' darci da fare come quasi imprenditore a cercare qua e là dei mattoncini per permetterci di fare questo da un punto di vista più professionale possibile, anche se in Italia, escluso gli olimpici, si fa un po' fatica a definirci professionisti. È stato argomento di conversazione anche con Sergio Contin, che ricordo con piacere, in quanto in questi giorni si trova in Namibia con, certo, il progetto Catutura Project, non fare le scarpe all'Africa ma donale, e con lui abbiamo proprio parlato del triathlon olimpico, quanto lui segue Alessandro Fabian, certo, nostro più forte triatleta a livello olimpio, decimo a Londra, quindi è naturalmente un caposaldo della nostra federazione, e benvengono tanti Alessandro e Fabian. E anche lui parlava proprio in quella puntata parlava proprio dell'aspetto motivazionale, oltre il talento, diciamo, metabolico, genetico che ci può essere dietro, ma l'incontro che l'ha segnato è stato proprio quando Alessandro gli ha chiesto come poteva migliorare, come poteva allenarsi di più, meglio, quindi riscontro quello che hai detto. Senza quello, un atleta, specialmente in endurance, non è niente. Non ci può essere talento fisico, e vai a fare una gara che può durare, l'olimpico dura 2 ore, meno di 2 ore, all'Ironman che dura 8 ore, non puoi andare a fare una gara del genere, sì, sono un talento, arrivo e vinco, no. Se non ti alleni 6 ore tutti i giorni non vai da nessuna parte, anche se hai dei polmoni grandi così, un cuore che ti prende tutto il torace. E proprio su questa base qui, visto che l'organizzazione metodica degli allenamenti è una prassi fondamentale per il triathlon, qual è la tua giornata tipo tra la cucina, lo studio, l'allenamento? Hai toccato un nervo, veramente noi triatleti siamo... Il problema di noi è che ci sono da fare 3 dolci al giorno, ci sono da fare
tre cambi abito al giorno, è quello, non viene considerato, però alla fine della giornata ti porta via tanto tempo, ti porta via energie, ti porta via, ci sono tre spuntini da fare dopo ogni allenamento, quindi è... c'è da considerare, dici, vabbè, oggi mi sono allenato 4 ore, ho fatto tutti e tre oggi, ho fatto nuoto, bici e corsa, vabbè, 4 ore dai, non è che... ma in realtà quelle 4 ore diventano 6 perché c'è da spostarti, andare in piscina, c'è da fare la doccia dopo la piscina, c'è da mangiare dopo la piscina, c'è da spostarti, andare in pista atletica e tutto così. Quindi quell'aspetto lì organizzativo è di fondamentale importanza, poi per atleti che puntano alle Olimpiadi, quindi arrivare a un appuntamento secco, di essere al 100% negli anni precedenti e specialmente nell'anno precedente, che è questo, devono fare tutte le cose veramente alla perfezione senza sprecare nessuna energia da un punto di vista organizzativo, quindi andare in una location dove ti permette di correre, dove ti permette di pedalare, dove ti permette di far nuoto, tutto in quella location lì, meglio se al caldo, senza correre rischi inutili legati al maltempo. E quindi, detto questo, l'aspetto organizzativo è importante. La mia giornata tipo è, mi sveglio tranquillo la mattina, perché il riposo è la parte fondamentale dell'allenamento, senza riposo non avviene allenamento, quindi questo me l'hanno sempre detto e lo applico alla perfezione. No, mi sveglio verso le 8, 8 e mezza, faccio un primo allenamento che solitamente è a digiuno, quindi spesso faccio una corsa a digiuno, poi guardo in azienda un po' cosa c'è da fare, organizzo un po' il lavoro in azienda, faccio un secondo allenamento verso l'ora di pranzo, ritorno, poi mangio, mi cucino, ritorno in azienda per definire da farsi e poi faccio un ultimo allenamento la sera, poco prima di cena, che è solitamente il nuoto. È una vita particolarmente impegnata. Sì, siamo sempre in movimento. Se ci metti poi il fatto che conduce anche un'azienda dove, come dicevamo prima, e questo è l'argomento che volevo toccare ulteriormente, si produce olio extravergine d'oliva biologico. Sì, okay? Sì. Siamo in conversione da un anno e mezzo al biologico. Siamo sempre stati biologici, però da un anno e mezzo abbiamo deciso, che era arrivato il momento di essere 100% trasparenti, quindi essere riconosciuti biologici anche dal pubblico, non solo a parole, perché purtroppo ci sono tanti biologici che siamo biologici però a parole e non nei fatti, e quindi abbiamo deciso di passare 100% al biologico. E chi cerca il tuo olio dove lo trova? Lo trova su internet, abbiamo aperto da poco il sito poderarduino.com. È un'azienda che è vecchissima, cioè è della mia famiglia da 50-60 anni, però è un'azienda che è sempre stata di famiglia, diciamo, è sempre stata un'azienda che produceva olio, vino, ortaggi, così, per la famiglia, senza stare a vendere, senza stare a metterci, a renderla professionale, diciamo. E l'ho presa in mano io 3 anni e mezzo fa, per portare un'azienda di famiglia a far qualcosa di professionale, a fare un olio che si potesse vendere, che si potesse riconoscere come il nostro olio. E abbiamo preso subito una strada dritta, dritta per dritta, come di solito faccio. Abbiamo puntato subito sui monovarietali, cioè sulle singole cultivar di olio, raccolte separatamente e non tutte insieme come fanno tutti, e andiamo a fare dei prodotti 100% di quella cultivar. Quindi, per fare un paragone, nel vino 100% Merlot, 100% Cabernet, eccetera eccetera. Noi facciamo 100% Moraiolo, 100% Leccino, 100% Frantoio. Poi facciamo un blend toscano, anche perché comunque ci viene richiesto, è un ottimo prodotto, però lo blendiamo noi, a differenza di tutti gli altri che raccolgono le piante che hanno e il blend viene da sé, perché hanno un 50% frantoio, un 30% moraiolo, un 30% leccino, e quindi gli viene da solo il blend. Noi invece, raccogliendo tutto singolarmente, decidiamo noi che taglio dare a quel blend.
quindi facciamo delle varie prove e quello che ci soddisfa di più poi lo andiamo a imbottigliare come il blend toscano. Molto interessante. È molto interessante anche quello che hai detto dritto per dritto, nel senso che a me piace riconoscere quando c'è un modello di pensiero, una struttura psicologica che viene applicata e che è riconoscibile nella parte sportiva, ma che viene traslata nella parte professionale. Per me è abbastanza trasparente il fatto che tu abbia che replichi un modello, che è quello che ti serve per allenarti, per scalare le cime più alte, che vuol dire, come detto, non ci fai proprio per le leggere, perché vai a scalare i monti più alti del mondo, e quando metti su un'azienda, o comunque sia la prendi nelle mani, via, si parte con un progetto, certo, molto accurato. No, progetto molto accurato e progetto che aveva la mission fin dall'inizio di produrre un olio extravergine d'oliva toscano al top della qualità, ma senza dimenticarci la parte che secondo me era più importante, la qualità, tra virgolette, salutare di quell'olio. E ci sono tantissimi produttori che si occupano della qualità organolettica, ma si dimenticano della qualità salutare, diciamo. E sto parlando dei polifenoli. I polifenoli sono fortissimi antiossidanti, sono la parte che veramente ci fa bene dell'olio. E tramite dei processi che non accurati in campagna e in molitura, ci sono dei processi che fanno perdere il 50, 60, 70% dei polifenoli. Questi non vengono curati perché naturalmente occuparsi bene di questi processi fa all'azienda fa spendere molto di più e gli porta via molto più tempo e gli porta via molto più olio, perché un processo fondamentale, per esempio, è la filtrazione dell'olio. Il nostro olio viene filtrato 3 volte al giorno, perché noi, a differenza di quasi tutti, portiamo l'olio in frantoio 3 volte al giorno. Invece di una volta al giorno, la sera, come fanno quasi tutti, o tanti fanno anche una volta ogni 2 giorni, noi lo portiamo ogni 3 ore in frantoio, perché l'ossidazione, appena l'oliva si stacca dalla pianta, comincia il processo ossidativo dell'oliva. E questo fa sì che i polifenoli si abbattano drasticamente. Quindi noi, per evitare questo, portiamo 3 volte al giorno le nostre olive in frantoio. Quindi l'oliva massimo sta 3 ore senza essere franta. E questo ci permette già di arrivare in frantoio con i polifenoli intatti. Poi l'olio appena prodotto viene filtrato immediatamente e non a fine campagna come di consueto, quindi dopo 15-20 giorni. Ci sono studi che ormai hanno dimostrato che dopo 5-6 giorni l'olio non filtrato perde dal 50 al 70% dei polifenoli. Quindi è veramente una stupidità farla a fine campagna. Fatto invece 3 volte al giorno come lo facciamo noi, quindi partita per partita, permette di avere i polifenoli completamente intatti e quindi abbinare un taglio preciso dal punto di vista organolettico, quindi il nostro olio deve essere subito riconosciuto, può piacere o non può piacere, però è un olio ben riconoscibile di potere Arduino il nostro, però non dimentichiamoci della parte veramente salutare, che ci fa veramente bene dell'olio, e quindi questo connubio di queste due strade che secondo noi devono andare per forza di pari passo. Tanto valore le parole che dici e tanti insegnamenti, e questo sicuramente è un libro che racchiude tante informazioni che ci stai raccontando. Personalmente lo voglio in libreria, nella mia biblioteca personale, ok? E credo che tutti lo possano trovare anche in libreria, sì, no? Sì, in libreria o su internet, sul sito dell'editore o su Amazon, ormai è un po' ovunque. Perfetto. E io ti ringrazio tanto di essere stato con noi. Chi ti cerca? Tu hai un sito personale, no? No, non ho un sito personale. Me l'hanno chiesto. Hai una pagina Facebook, scusa. Pagina Facebook, ma non è personale, è pubblica. Anche l'editore mi ha detto: dai, falla. Ho un rapporto un po' conflittuale con la tecnologia e già la pagina Facebook normale e Instagram mi porta via un po' troppo tempo e quindi ho deciso di lasciar solo quella
e chi mi vuole contattare è comunque... Per ora è lì. Sono certo che con la crescita professionale e sportiva... No, se poi arriva qualcuno che mi dice guarda, me ne occupo io, gli do la mano, tanto piacere, guarda, occupa della comunicazione, io per comunicazione sono veramente una capra purtroppo. E purtroppo è necessario per farsi conoscere, per dar risalto anche a chi ti sostiene, è una cosa fondamentale, certo, poi, nei giorni nostri. Esatto, con i tempi dei social è sempre più importante. Purtroppo e per fortuna, dai. Purtroppo e per fortuna, esatto. Va bene, io ti ringrazio ancora di essere stato con noi, una puntata molto interessante, sono certo che saranno in moltissimi ad aver apprezzato le tue parole, a averti conosciuto e che vorranno conoscerti ancora meglio. Io ti ringrazio, è stata una bellissima opportunità per spiegarmi un po', dai. Sono certo che ci saranno anche altre occasioni di conoscerti ancora meglio, va bene? Grazie mille. Ciao Fabrizio.